Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sì, sono ancora nella bruzza, non riesco più ad andare via da qui. Sono qui oggi per presentarvi con molto piacere questo signor telescopico. Finalmente possiamo mettere mano al tanto famigerato Scorpion, il classe Scorpion, il modello di Malle. Non so se alcuni di voi hanno seguito un attimo la vicenda, questione appunto che ha riguardato Malle, che in pratica infine ha venduto tutti i suoi modelli, ha venduto la Quadrant, ha venduto questo, ha venduto anche il Taurus, quello lì della Garant, il bestione tre assi, non so se avete presente. Qual è? E niente, è stato preso in mano da un po' di modder, cito appunto Fred Modding, il nostro caro STV Modding, Farmer Armer e Cebulje, che hanno collaborato e lavorato un attimo insieme per l'in-game di questa splendida mod, di questo splendido modello, perché ragazzi penso che a livello di dettagli, di caricatori, scusate, di caricatori, di telescopici, a questo livello ce ne siano veramente, veramente pochi. Posso citare Merlo, ma penso sia l'unico. Comunque, se avete magari visto altri link di questa mod o altre pubblicazioni, sono pubblicazioni non permesse, sono state fatte senza permessi. Questo che andrete a scaricare è l'unica versione appunto che è stata permessa come pubblicazione, quindi all'occhio che le altre sono versioni un po' così e pubblicate senza nessun permesso. Ok, qui ve ne ho già preparati tre, vabbè, sono tutti uguali, il modello è uno, appunto vi ho preparato le diverse gommature. Andiamo un attimo a vederlo da fuori, che veramente, ripeto, che come modello è impeccabile, veramente veramente fantastico. Penso che sia il primo Scorpion che riesco a vedere, cioè che vedo in farming, che sappia io, non è mai uscito uno. È anche bello vederlo, cioè è un nuovo, una nuova mod, un nuovo modello che non è mai stato presente, correggetemi se sbaglio. È veramente bello, cioè oltre ad essere comunque il modello ben fatto, mi piace come telescopico, è veramente carino. Poi è stato fatto un buon in-game, un buon livello di interattività, all'IC ha parecchie animazioni, ha l'animazione della cuffia del joystick del braccio, che è una roba fenomenale. Poi andremo a vedere, ripeto, all'IC ha l'attacco posteriore per i rimorchi con tanto di Hose, quindi ha possibilità ovviamente di agganciare, cioè si agganciano tubi e quant'altro. Poi andremo a vedere diverse gommature nuove, texture usate. Guardate le texture di queste Miscellane LX A2, che sono fotoniche, guardate che belle, mamma mamma, fantastiche, bellissime. Non mi fa impazzire, cioè non mi fanno impazzire viste in un telescopico, preferisco diciamo la gommatura a trattore normale, ma comunque sono veramente 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 belle. Ok, sì, dicevo, modello niente da dire. L'unica cosa, l'unico appunto che faccio ragazzi è questo. Praticamente questo è un problema che non si può praticamente risolvere. Un attimo discusso, abbiamo discusso io e STV se lasciarli o non lasciarli. Abbiamo deciso di lasciarli su, anche perché diciamo toglierli voleva dire vedere un po' una mancanza, quindi restano così. Poi voi non fateci troppo caso, perché tanto dopo un po' di tempo non ve ne accorgete più. Quindi un attimo volevo dirvi questo piccolo problema qui. Per il resto è a posto, non ho trovato nessun problema. Qua vedete già appunto completo di dirt, perché qua sulla bruse da tenere i mezzi puliti è praticamente impossibile. E, ok, niente, come funzionamento in game, handling eccetera, è ottimo, si lascia guidare veramente veramente bene. Ha solo uno sfilo del braccio, quindi non è, diciamo, non è triplo, e basta. Ok,
a tutti i manometri qua animati, con tanto di animazione di temperatura dell'acqua, carburante, sforzo idraulico, tutto quanto, insomma tutto animato. Poi ovviamente quando lo andrete ad usare ogni cosa corrisponde, quindi se dovete star lì a vedere tutte le lancette che si muovono diventate scemi. Comunque è tutto ok, display 7 segmenti funzionante. E basta, non c'è altro da dire sul modello. Beh, insomma, lo state già ammirando, quindi io prima di andare a provarlo direi di andare allo shop, farvelo ovviamente vedere. Pinze telescopiche, doppio clic, scorriamo in fondo, class Scorpion 7055, 90.000 euro di costo e 156 cavalli di potenza, 100 euro di manutenzione al giorno e 40 km di velocità massima. Doppio clic, andiamo sulla scheda opzioni potenziamenti, abbiamo uno solo, quindi abbiamo tutta la scelta delle gomme, che sono praticamente tre, due Michelin e una Trelleborg, che switchano tra texture usate e nuove. Abbiamo TH400, l'T404 e l'XHA2 che vi ho mostrato prima. Appunto, potete scegliere tra nuove e usate, insomma vedete voi come vi pare e piace. Vi ripeto, qui vi ho già queste sono le Trelleborg, le TH400 agro e sono con le texture usate, che sono fantastiche queste texture delle gomme, sono una roba mostruosa, sono bellissime, che roba. Queste altre sono le Michelin, scusate, le Trelleborg, le Twin 404, non mi fanno impazzire, a dirvi la verità, non mi fanno impazzire, però insomma sono carine anche queste. Insomma, vedete voi a vostro gusto, poi se magari lo dovete usare solo in un piazzale è meglio usare queste gomme qui, se dovete andare anche in campo è meglio usare le gomme qui tappate, insomma vedete voi, fate un po' a vostro gusto e piacimento. Ok, andiamo a vedere un attimo discorso interattività, IC e quant'altro, quindi avvicinandoci da fuori abbiamo possibilità di aprire la porta per intero, tasto R. C'è anche il suono della chiusura della serratura. Saliamo, attiviamo l'IC barra spaziatrice. Qui a sinistra abbiamo appunto quello dell'apertura e chiusura della porta. Ecco qua. Possibilità di aprire appunto la porta per intero con l'IC qui in basso, oppure aprire mezzo finestrino con l'IC in alto. Eccolo qua. Il suono, ok. Poi altri IC, abbiamo 4 IC laterali qui, questi vicino al joystick per controllare il braccio, controllano l'alzata e l'abbassata del gancio traino posteriore. Vedete che qui adesso è in basso, schiacciando l'IC lo ritiriamo su, eccolo qua, vedete che si è tirato su. Ok, poi questi altri due laterali sono per l'apertura del cofano motore, che è questo ovviamente, eccolo qua, e poi ha il cofano posteriore che si apre praticamente dietro, dove si vede lo snodo, il perno diciamo del braccio. Scendiamo, anzi accendiamo. Questo è quello posteriore. Qui c'è il motore con tanto di animazione e di vibrazione. Ok. Richiudiamo tutto. Allora, 1, 2, qui dietro abbiamo quello del lunotto posteriore, eccolo qua, la seat suspension, come appunto tutte le mod fatte da Stevie Modding. Date un'occhiata all'animazione della cuffia del joystick, guardate che roba. Adesso non posso scendere e farvi lo zoom con la player camera, ma penso riusciate a vedere lo stesso. Fantastico, fantastico, fantastico. Animazione dell'inversore, sì, che ve lo faccio vedere da ora, eccolo qua, vedete,
qua, eccolo sotto il volante. Qui tutti i tachimetri, vi ho detto prima che sono appunto animati, c'è il carico dell'idraulica del motore quando si alza e si abbassa il braccio, insomma dovete un attimo giocarci e darci un'occhiata a voi. Comunque c'è tutto animato, c'è praticamente tutti i valori. Andiamo a vedere un attimo gli agganci, i tubi dinamici, ecco qua, ed è tutto completo, aria, elettricità e idraulica, tutto a posto. Ottimo. Faccio vedere un attimino la fanaleria, che è molto interessante, veramente fa una luce mostruosa, già 86.000 fari. Abbiamo questi 6 frontali, guardate anche quelli dietro. Abbiamo 4 posteriori. Belli questi qui sull'asta degli specchietti. Ottimo. Frecce, tutto quanto a posto. Ma anche l'animazione, scusate, l'animazione, il suono del relè. Ok, bene, allora, qui non ho altro da farvi vedere, no, boh, perfetto, io direi anche di andare a provarlo un po'. Ah, beh, faccio vedere un attimo lo sfilo, questa è la sua lunghezza massima e questa è la sua altezza massima, ecco qua. Direi che è sufficiente. Allora, adesso lo andremo a provare, caricheremo qua l'impianto biogas della Bruzda, lo caricheremo con le tame e vi faccio anche vedere una gran cosa che non so se ve l'ho detta sulla presentazione, ma mi pare di no, perché l'ho, cioè, ci sono un attimo rimasto appena l'ho vista, mi sembra di non avervela detta. Qua vedete appunto velocità sul display 7 segmenti animato. Qui sono appunto sul biogas e come ben sapete ci sono le pecore. Questo letamaio qui dietro in realtà è funzionante perché è un punto di vendita, scusate, di vendita, di acquisto del letame. Quindi voi potete acquistarlo qui e lo acquistiamo e lo usiamo per il biogas. Poi lo potete usare anche per caricarvi gli spandi letame, usarlo per i campi, come volete. Comunque non sapevo che ci fosse un punto di diciamo acquisto del letame. Fantastico, ragazzi, sta mappa sta... basta, ok, basta, ho già parlato lo scorso video di sta mappa. Dicevo, come handling ci siamo, veramente ottimo da usare. Di forza ne ha parecchia. Guardate anche il dirt della CSZ, mamma ragazzi. Ok, scarichiamo. Facciamo un altro giretto. Bene. Ok, carichiamo. È molto 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 comodo, comoda sta cosa qui, veramente valida. Beh, facciamo così che non ho voglia di zozzarmi ancora di più.
Ok. Bel dirt veramente. Anche se lo preferisco pulito, perché secondo me è molto molto più bello. Mi metto qua sulla bruzza. È impossibile tenere i mezzi puliti. Ok, ottimo. Ragazzi, io potrei anche fermarmi qui. Non ho altro da farvi vedere. Vedete anche l'accensione dei fari in retro. Forse avete visto. Cioè dei fari, scusate, delle luci di retro, che sono praticamente fari. Guardate che razza di luce che fanno. Ok. Allora, vedo se ho altro da dirvi. Mi pare di no. No, boh, perfetto. Spegniamo. Ok ragazzi, io a questo punto vi saluto. Vi ringrazio per l'attenzione. Io ringrazio tutti quanti quelli che hanno collaborato alla realizzazione, all'in-game, a tutto quanto di questa fantastica mod. Spero vi sia piaciuta. A me personalmente piace veramente veramente tanto. È un telescopico validissimo, bellissimo, che non si era, vi ripeto, non penso averlo mai visto in farming, e quindi a maggior ragione un nuovo modello, e un modello, una mod con la M maiuscola. Vi ringrazio ragazzi per l'attenzione. Io vi lascio ovviamente il link in descrizione. Provatelo, guardatelo, fatemi sapere un po' cosa ne pensate. E niente, vi saluto e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao.